Barletta da oggi può contare su una nuova sala consiliare più moderna ed efficiente, così ha parlato il sindaco Pasquale Cascella in occasione del momento inaugurale dell'aula che ospiterà le prossime sedute del Consiglio Comunale in via Zanardelli. Al simbolico taglio del nastro insieme alla presidente del Consiglio Comunale Carmela Peschechera ha fatto seguito l'intervento del vicario episcopale Don Filippo Salvo alla presenza dei senatori Dario Damiani e Assuntela Messina, del consigliere regionale Ruggero Mennea, dei consiglieri assessori e dirigenti comunali, oltre che alle autorità civili e militari. Davvero un risultato che abbiamo conseguito con questa amministrazione, un risultato di cui possiamo essere soddisfatti. La sala consigliare, come avete tutti potuto vedere, è stata collocata per troppi decenni in una sede che non era quella consona ad un consiglio comunale, in una sala annessa al Teatro Curci, quindi un ambito dove le finalità erano culturali, storiche, importanti, ma non quelle di una assise consigliare con delle finalità istituzionali. Oggi abbiamo avuto questa possibilità, l'utilizzo di questa struttura quale polo della legalità e della sicurezza ha consentito di iniziare oggi a realizzare un primo tassello di questo progetto, riutilizzare quindi questa sede che è stata del Tribunale, ricominciare a farla rivivere dalla sede del Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale che è attrezzato di quelli che sono i sistemi tecnologici multimediali più avanzati e quindi anche l'attività dei consiglieri, della presidenza, degli assessori, sarà supportata da queste tecnologie che eviteranno a volte difficoltà nell'interpretazione dei voti, dei tempi, degli interventi, tutto questo. Sì, è la casa delle istituzioni, una soluzione che restituisce insomma, valore a questo edificio che altrimenti rischiava di perdersi. E non è quello che avremmo voluto, detto con grande sincerità, vorremmo che ci fosse una sede storica dove il Consiglio, ma non disperiamo che possa chiedere, è il segno che si va in questa direzione, quello di restituire decoro, autorevolezza a questa istituzione cittadina, al suo rapporto con i cittadini e poi siccome c'è un po' di efficienza, speriamo che questo serva anche nelle discussioni, nel confronto democratico, a ritrovare questo senso insomma, delle istituzioni della nostra comunità.